Cantiere Città ha il suo valore riconducibile già al nome che abbiamo scelto, Cantiere Città. Lavoriamo sulle città candidate al percorso per il conseguimento del titolo di Capitale della Cultura, lavoriamo con un cantiere che cerca di rimettere in gioco oggi quelli che sono stati ieri i loro programmi di candidatura, rimette le 9 selezionate e la città vincitrice su un tavolo a condividere da posizioni diverse, ovviamente la vincitrice da città impegnata nel raggiungimento dei suoi obiettivi e le altre 9 in un ruolo di ripensamento e di riprogettazione, la condivisione dei loro percorsi progettuali di candidatura. Secondo me è una fonte di conoscenza enorme, non solo per le singole città, ma direi complessivamente per il programma generale delle capitali della cultura e forse anche per le policy che nell'ambito del sostegno del sistema culturale bisogna mettere in atto. È dal 2016 che insieme al Ministero si cercava un modello come questo di accompagnamento e finalmente Cantiere Città ha rappresentato una risposta forte per le esigenze delle tante città che in questi anni si sono cimentati in questo percorso. Il percorso, che è durato oltre 6 mesi, si è sviluppato organizzando 3 workshop mirati per ogni città, 2 a distanza e 1 in presenza. Più 6 masterclass, di cui 2 in presenza a Roma e a Pesaro, quella finale, e 4 gestite a distanza. Queste 10 città devono diventare tra le principali 10 città medie della cultura per sostenere la proposta culturale dell'intero paese nel mondo. L'arrivare nella decina è lo strumento per rendere possibili alcune politiche di sviluppo in linea con le direttive del bando, e questo percorso aiuta le città a mettere a terra alcune di quelle azioni che altrimenti andrebbero disperse. Queste città hanno potuto calare meglio i ragionamenti che magari prima avevano fatto in modo un po' affrettato, lavorare con le comunità e li ha rese protagoniste. Il territorio in realtà è un contesto estremamente complesso e ha bisogno di traduzione costante tra pezzi di mondi che magari si vedono tutti i giorni ma non necessariamente parlano lo stesso linguaggio. Credo abbiamo complessivamente tutti quanti contribuito a dare concretezza e sostanza ad alcuni progetti che erano presenti nelle candidature. E questo non è poco, perché poi alla fine la vera sfida, come sempre, è passare dal dire al fare. È un progetto prezioso perché ritengo essere la parte più significativa e interessante dell'intero concorso a Capitale di Cultura, perché è il luogo in cui le città non soltanto possono dialogare tra di loro, ma possono al loro interno migliorare alcune dinamiche, di non essere soltanto relegati allo straordinario centro storico, ma diffondere culture con tutto il tessuto cittadino. Il progetto Cantiere Città, a mio parere, ci può aiutare a creare quella forma mentis che attualmente ci manca. Potrebbe essere proprio quello che ci aiuta a far capire alle persone che esiste un unico cantiere, che è la città, il Cantiere Città. Un sostegno reale, tangibile. Noi come amministrazione comunale ci sentiamo veramente incoraggiati e sostenuti. La prima volta che mi trovavo davanti anche a domande specifiche, cioè ad essere spronati alla riflessione. È stato davvero ricchissimo, proprio un arricchimento che ho molto apprezzato.